Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Questo è un video di Promossi e Bocciati Make Up. Allora, come sempre, parto dai bocciati. O meglio, uno è sicuramente bocciatissimo, l'altro non mi ha convinta, probabilmente diventerà un bocciato. Vediamo. Allora, il super, super, super bocciato. E questo pennello di Bare Mineral, questo è il Full Flawless Face. Io ce l'ho da diverso tempo, però l'ho usato anche molto poco. E probabilmente usandolo molto poco non mi ero resa conto della cosa di cui mi sono resa conto adesso, cioè questo pennello perde i peli mentre lo usate e io dopo che lo uso devo stare un tot di tempo ad andarmi a togliere dal viso i peli che mi ha lasciato. È una cosa molto molto fastidiosa. Io ce l'ho, ripeto, da tanto tempo, non so neanche se lo facciano ancora. Fatemi sapere se qualcuno di voi lo ha, come si trova. Io no, per me è un prodotto bocciato, non comprerei pennelli di Bare Mineral così. Come questo, vedete, cioè non so se adesso ho fatto così si sono staccati degli altri peli, cioè no, no, come se si spezzassero, no, no, assolutamente no, assolutamente bocciato. Il prodotto Ni è la Cipria, la Compact Powder indissolubile di Puro Bio. Cosa vuoi? E non mi ha convinta, non mi ha convinta perché per un motivo molto semplice. Io trovo per i miei gusti e per il mio tipo di pelle che la grana di questa cipria sia veramente sia un po' troppo spessa e la trovo pesante sul mio viso. Però su questa ci riaggiorniamo più avanti perché l'ho usata sempre solo con un fondotinta che adesso vi mostrerò perché è un fondotinta Promosso che però si comportava in maniera diversa con altre ciprie o senza cipria e quindi il fondotinta per me è un Promosso mentre questa qui no, devo capire se sia un problema di incompatibilità con quel fondotinta o se sia così anche con altri, ma comunque, indipendentemente da quello, già in fase di applicazione io mi rendo conto che per le mie abitudini è comunque molto spessa, non so come altro dire. Sto parlando sempre della mia opinione, okay? E del mio parere, quindi. Poi potete anche non essere d'accordo, però sono cose che sono soggettive. Come base occhi ho ripreso a usarlo quotidianamente di Urban Decay, il Primer Potion nella colorazione Sin. Questo è quello che dentro è praticamente del colore del tubetto. E visto che avevo il problema di lacrimazione di un occhio in particolare di questo, ho deciso di accantonare per un po', per 2 settimane, le polveri e di usare questo su tutta la palpebra perché comunque anche non mettendo ombretti dà un effetto molto bello perché comunque un po' colora, è carino, tutte le volte in cui lo uso mi chiedono che ombretto io abbia. E questo qua, vedete, comunque regala molta luminosità e è molto piacevole, veramente. E poi essendo un primer da lì non si muove e non si schioda. E per me resta sempre un prodotto. Come avrete visto, ce l'ho ancora nel vecchio packaging perché io questo primer ce l'ho da tempo immemore, è sempre buono e quindi continuo a utilizzarlo nonostante siano 11 ml. Boh, non lo so, non finisce mai, fondamentalmente non finisce mai. Quindi nelle ultime 2 settimane il mio trucco da cosa è stato caratterizzato? Da questo sulla palpebra mobile e come eyeliner questa matita marrone di Sephora che vi segnalo insieme alla sua versione nera opaca perché sono delle matite assolutamente di qualità. Stiamo sempre nell'ambito della profumeria tradizionale, quindi gli ingredienti non sono assolutamente verdi.
Sono matite waterproof, ma sono veramente delle matite affidabili. E anche quando il mio occhio comunque lacrimava, queste matite non mi sono mai colate sul viso, anzi mi hanno aiutata a contenere il brutto effetto del make-up sciolto, perché appunto non si scioglievano mai. Quella nera, come vedete, è opaca, quella marrone invece no, però sono veramente delle matite sono delle matite performanti, ecco, semplicemente questo. E come potete vedere qui nella parte azzurra sono waterproof, sia l'una sia l'altra. Io le ho da molto tempo, le ho comprate almeno 2 o 3 anni fa. Quindi non so, sinceramente non me lo ricordo quale sia oggi il costo, così come non mi ricordo quanto le ho pagate, quando le ho comprate. Nel frattempo i prodotti di Sephora mi pare che non beneficino più del 20% di sconto, forse più di nessuno sconto, non ho ben capito, è una cosa un po' controversa. Comunque sappiate che sono delle matite, se non ci tenete agli ingredienti, sono delle matite molto molto performanti. Se mi vedete con lo sguardo e la faccia un po' strane, perché forse sono al quarto video, ma non è tanto quello quanto il fatto che nel frattempo mi è esploso il mal di testa, quindi molto bene. Il fondotinta di cui vi parlavo poco fa è lo Star System di Neve Cosmetics, che, se riesco ad aprirlo, come vi ho anticipato, praticamente sta finendo. Ecco qua. Qui c'è questo che vedete è tutto fuori, quindi c'è anche già il bordo di dove si appoggia il prodotto. Questo che io ho utilizzato è praticamente quasi finito, è il Light Warm, che è il colore perfetto per me. Ecco, così forse vi potete rendere conto, ecco, di com'è in partenza e di come diventa. Ora però non ricordo se appena acquistato arrivi fino al bordo. Dovrei cercare l'altro che ho. Però vabbè, tanto la quantità è stato uno degli argomenti controversi di questo fondotinta, che ha soltanto 4 ml rispetto ad altri che ne hanno in certi casi il triplo, in altri casi come quello di Mulac che è 9 grammi, un po' più del doppio. Ad ogni modo non voglio entrare in quest'ambito. Io non ho mai utilizzato la spugnetta che c'è, perché non mi interessava usarla, secondo me non è neanche particolarmente comoda, piccola così, non so che cosa ci dovrei fare su tutto il viso. Comunque, a parte questo per me è un prodotto promosso. È un prodotto promosso. Perché? Allora, intanto l'ho provato con tutte le condizioni, nel senso, con diverse creme, con il primer, senza primer, con lo spray fissante, senza spray fissante, con la cipria, senza cipria, ovviamente dopo. Sono arrivata alla conclusione, facendo tutte queste prove, che questo prodotto dia il meglio di sé se applicato in quantità giuste, né troppo poco né troppo, nel senso che con troppo io intendo senza andare a ripassare e stratificare, e soprattutto senza primer e senza cipria. Cioè, questo prodotto su di me ha la massima resa, la massima performance e l'effetto migliore sulla mia pelle, per come io lo vedo sulla mia pelle, senza primer, senza spray fissante e senza cipria. Perché con la cipria, qualunque essa fosse, dopo un po' mi andava a segnare le rughe. Con o senza spray fissante, alla fine non ho notato nessuna differenza. Idem con o senza primer. Quindi, pensando a una persona che non ha il primer, non ha lo spray fissante, non ha piacere di mettere la cipria, io credo che questo potrebbe essere veramente il prodotto
che dà il meglio di sé in queste condizioni. Perlomeno su di me è stato così, e anche perché non tutte le persone utilizzano tutti questi prodotti nella loro routine di make-up, perché anche il make-up ha la sua routine e non soltanto la skincare. Mi è sempre durato tutto il giorno e ho notato che in giorni di particolare stress per me, verso metà pomeriggio mi andava a lucidare la fronte e il naso. Questo sì, però non succede tutti i giorni. Ho notato appunto che succede in giorni in cui sono particolarmente stressata. Non so che cosa, per quale motivo io abbia questo effetto, che cosa la mia pelle faccia fuoriuscire con questo prodotto. Però è così, lo ricomprerei, sì, certo, lo ricomprerei. Lo ricomprerò in questo momento? No, per due motivi molto semplici. Ho nel frattempo comprato quello di Mulac e non solo, ho comprato anche quello di Kiko, avevo comprato anche quello di Saint Laurent o quello di Essence, quindi non avrebbe senso in questo momento andarlo a ricomprare. Per di più, io ne ho un altro. Ne avevo comprati due, quindi ne ho un altro un filino più scuro che se vorrò quando vorrò riutilizzarlo nei prossimi mesi, in cui comunque prima o poi questo benedetto caldo arriverà, potrò utilizzare quello un filino più scuro, quindi in questo momento io non ho necessità di ricomprarlo. Il costo, se non ricordo male, è sui 14, o quello di Mulac. No, quello di Mulac costa di più. Mi sembra di ricordare che sia sui 14,90, una roba del genere. E se siete curiose di provarlo, io sinceramente, anche a fronte di quanto sia stato controverso questo prodotto, non saprei che cosa consigliarvi, nel senso che ci sono delle persone con la pelle secca che hanno detto che è troppo secco e ci sono persone con la pelle misto grassa che hanno detto che è un prodotto troppo grasso. Quindi io sinceramente vi posso parlare e vi parlo della mia esperienza e vi dico che su di me, dopo praticamente a questo punto direi 2 mesi di utilizzo, che è anche il tempo massimo di durata del prodotto usandolo tutti i giorni, io forse in totale non l'ho usato per una settimana perché un giorno ho provato dei fondi nuovi e quindi almeno un giorno per fondo questo qui non l'ho usato, però altrimenti mi sono messa di buzzo buono e l'ho usato tutti i giorni rimanenti, quindi diciamo come durata massima un mese e mezzo, 2 mesi. Adesso io non mi ricordo quando cavolo è uscito, ma sicuramente era marzo. Sicuramente, poi i miei sicuramente sono sempre da verificare perché io ho problemi spazio-temporali alle volte. Comunque, diciamo durata fra 1 mese e mezzo e 2. Ingredienti: ecco, gli ingredienti sono sicuramente degli ottimi ingredienti, questo ci tengo a dirlo. La durata dipende anche un po' da quello che vi interessa perché. Da una parte posso dirvi, essendo un prodotto naturale, va bene che non duri troppo perché sennò sarebbe strano. Oppure vi si può, se non lo usate tutti i giorni, vi può andare a male. Dall'altra parte voi mi direte: sì, ma c'è lo stick di Couleur Caramel che è anche quello naturale e ci sono 12 ml. Ok, però forse costa anche 30 euro o giù di lì. Che vi posso dire? Io non sono pagata né da Neve né da Couleur Caramel né da Mulac, che è l'altro fondotinta in stick che ho, mentre quello di Couleur Caramel io non ce l'ho, quindi vi posso dire quello che ho sentito. Quello lì ha 3 volte il prodotto. Mi viene da chiedere quanto costi. L'ho quasi finito e ho fatto tutte le prove che mi sono venute in mente. Per me è un prodotto promosso, mi sono trovata bene nella stesura, l'ho steso con diversi tipi di pennello, l'ho steso con diversi tipi di blender, a me non ha creato nessun tipo di problema, quindi per me è un prodotto promosso. Un altro prodotto promosso sicuramente è la matita per sopracciglia di NYX, questa è quella, ho subito aperto dalla parte sbagliata, questa è quella con lamina piatta.
La trovo perfetta. Allora, intanto ha una durata micidiale, nel senso che io la vado a struccare la sera, non si muove, non si sposta neanche se mi tocco le sopracciglia, primo. Seconda cosa, è comodissima in questo modo perché mi permette di tracciare l'inizio del sopracciglio in maniera netta, che è quello che voglio ed è soprattutto quello che non riesco a fare con le matitine, con le punte, arrotondate. Quindi questa per me è un prodotto super e da quando ce l'ho mi è anche, mi risulta oramai naturale usarla tutti i giorni. E vi assicuro che questa è una cosa a cui io non sono abituata, nel senso che io non usavo la matita per sopracciglia tutti i giorni, mentre da quando ho questa sì, un motivo ci dovrà pure essere. Prima del mio stop, prodotti in polvere però, una delle palette che ho usato di più, un po' perché ce l'avevo sempre qui più comoda delle altre, un po' perché, vabbè, è bella, vale anche per le altre, ok? Non so perché, diciamo, ce l'avevo più comoda, è questa di Mulac Cosmetics, della collezione Freak Show. Mi piace molto, mi piace veramente tanto, amo moltissimo questo caramello qui. Mi piace tanto, tanto, tanto tantissimo. Questo l'ho usato tanto come eyeliner. Questi due li ho usati sulla palpebra mobile e fissa per andare a dare profondità. Questo qui l'ho usato sulla palpebra mobile anche per andare a illuminare la parte centrale della palpebra. Questo blu l'ho usato anche questo come eyeliner e mi è tanto piaciuto. Ho usato pochissimo, in alcuni casi mai, i glitter, nel senso che fra questi glitter, quello che è glitter pressati, quello che ho usato un paio di volte è questo, questi altri due ancora no. Magari adesso che farà bello mi verrà più voglia di usarli, però comunque per quanto mi riguarda è una sono delle polveri molto molto buone e di qualità. Mi è piaciuta veramente tanto questa palette. Come bronzer non posso che promuovere il Butter Bronzer di Physician Formula. L'ho desiderato, voluto e cercato per tanto tempo. Mi piace molto. Ha, l'abbiamo detto tantissime volte, ha una profumazione fantastica tropicale. Sa di succo tropicale e è un prodotto che si strucca la sera, durante il giorno non va via, si sfuma benissimo, e il colore poi è particolarmente azzeccato per il mio incarnato, è un super prodotto. So che negli OVS, ma anche in generale, costa anche sui 17-18 euro, io l'ho pagato 10,90 euro su Nandida. Poi vi ho anche detto che su quel sito non mi sono trovata benissimo, però il costo lì era particolarmente conveniente. Rimanendo nei prodotti Physicians Formula, in particolare nei Butter Products, anche mi è piaciuto tanto tanto anche questo Butter Blush, questo è il Nude Silk ed è quello che mi è stato omaggiato al Cosmoprof. Stesso discorso del bronzer. Dove lo metti, sta, si strucca la sera, non si muove, ha anche un colore molto delicato che anche abbondando non diventa mai eccessivo e non fa soprattutto chiazza perché sono polveri che si sfumano molto bene. Quindi per me sì. Meraviglioso, fantastico, sensazionale questo Light and Bronze di Mesauda. Questa è una terracotta illuminante, e infatti è un illuminante cotto. Come si può facilmente vedere, così io da quando ce l'ho ho usato questo tutti i santi giorni. Non lo finirò sicuramente mai, ma come la maggior parte dei prodotti che ho, è un prodotto stupendo. Anche questo si vede, innanzitutto si vede quando si applica, ma non è una luminosità accecante. Quello ovviamente poi dipende sempre anche da quanto prodotto uno va ad applicare, però io devo dire non sono una persona che si risparmia in questo, cioè io intanto vado di cazzuola subito, poi se voglio fare
Priscilla, la regina del deserto, aumento, però normalmente dal lunedì al venerdì di giorno perlomeno non mi succede, quindi ha un'ottima luminosità, che però non diventa esagerata, quindi fantastico. Mi è piaciuto tanto, tantissimo, e sono contentissima di averlo acquistato, questo blush della Arctic Holiday di Kiko e lo 01 Marmoreal Biscuit. Non finirò mai di ringraziare Selvaggia per averlo fatto vedere in un video. Anche questo è stupendo, è un colore, stupendo. E poi ha una texture che è anche luminosa, quindi messo questo si può anche non mettere l'illuminante. Il colore è meraviglioso, è veramente meraviglioso. E insieme al Butter Blush di Physicians Formula è quello che negli ultimi 2 mesi ho usato di più. È proprio bello, elegante e raffinato. Bello, veramente bello. Sono molto contenta di averlo preso. Concludiamo con i prodotti labbra. Bavetta, bavetta all'ennesima potenza per questo Tiger in a Tropical Storm di Neve Cosmetics, che è non dell'ultima collezione edizione limitata, ma di qualche edizione limitata precedente, adesso non mi ricordo con precisione quale, ma è fantastico. Questi vernissage questo tipo di vernissage molto pigmentato e molto coprente, io lo amo. Cioè, allora, a parte questo colore già di suo è bellissimo, ma guardate anche la coprenza. Non è un lucidalabbra questo è un rossetto liquido pigmentato, coprente, molto confortevole, molto idratante sulle labbra e soprattutto affidabile. Cioè, questo tipo di vernissage a me non va in giro. Io però ricordate sempre che metto sempre una matita di contorno alle labbra, perché avendole molto sottili cerco di disegnarle in maniera tale che mi piacciono, e quindi un minimo fanno da contenimento le matite che metto. Poi ci sono dei rossetti che nonostante quello mi arrivano alle orecchie, ma quello è un altro discorso. Fantastico questo liquid matte di Huda Beauty. Questo viene venduto nel kit a forma di bocca con la matita labbra abbinata. Questo è Trophy Wife. Comunque viene venduto insieme alla matita labbra e a un altro prodotto per labbra come questo, ma lucido e glitteroso. Questo è fantastico. È uno di quei prodotti alla Celebrity Skin di Jeffree Star che io metto e ciao, me ne dimentico, cioè vado tranquilla e serena, è proprio bello. Allora, è bello, allora, è bello il colore, nel senso che a me piace e mi sta anche bene, ma soprattutto è super affidabile. E anche quando dopo diverse ore va via, non va mai via in maniera disastrosa o brutta, anzi, no, è veramente un prodotto affidabile, non so in quale altro modo definirlo. Mi è piaciuto tanto, e se cambiamo genere di prodotto labbra, questo rossetto Vibrant Lipstick di Mesauda. Questo l'ho preso al Cosmoprof, è il 506 Glam Diva ed è uno di quei rossetti tranquilli, tranquilli. Come gamma di colore è abbastanza, ricorda, è abbastanza simile a quello di Huda Beauty, però è uno di quei rossetti da tutti i giorni che si ripassano senza particolare attenzione e ovviamente così. Ovviamente non ha la stessa performance e la stessa durata di quello di Huda Beauty, però ha una durata media e comunque lascia le labbra idratate perché è cremoso pur non andandosene in giro. Mi è piaciuto molto. Concludo con due rossetti low cost,
E sono due rossetti di Wet n Wild che sono quelli che ho utilizzato di più in questo periodo, nello specifico Mochalicious e Cherry Picking. Cherry Picking, ve lo faccio vedere qui, è un bel colore acceso. Eccolo, bello, molto bello. In quei pochi giorni di sole che ci sono stati, l'ho usato molto volentieri. No, in realtà io non li uso a prescindere. E poi Mochalicious, questo era un regalo di Sonia nel periodo in cui lo cercavo senza riuscire a trovarlo da nessuna parte. Eccolo qua. Bello, bello, bello anche Mochalicious. Sono tutti molto belli. Ma in generale questi, forse sono i Mega Last di Wet n Wild, hanno un costo assolutamente abbordabile da chiunque. Sono anche abbastanza facilmente reperibili perché molti OVS, perlomeno qui dove abito io, perché non è vero, non vale per tutte le regioni d'Italia, però sono abbastanza reperibili. In alternativa ci sono i siti web tipo Machiaia, che ce li ha sempre. E per il costo che hanno, la resa che hanno è pazzesca. Ovviamente, a parte il vernissaggio, gli altri quattro prodotti non sono prodotti con inci verdi. Però, vabbè, lo sapete oramai da sole, non serve neanche più specificarlo. Bene, un altro video lunghissimo, quindi taglio corto. Vi ringrazio per aver visto anche questo e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!